Ciao a tutti ragazzi, io sono Arnold e benvenuti in un nuovo video. Come avete visto dall'ultimo gameplay che abbiamo fatto al Camp Phoenix, ho iniziato a stampare e disegnare oggetti e articoli per il software in 3D. Questo è anche un po' dato dal fatto che ho cambiato lavoro nell'azienda in cui lavoravo già e adesso faccio il progettista, disegnatore meccanico, e questo mi ha aiutato ovviamente un sacco a imparare a disegnare al CAD e di conseguenza a fare tutto un insieme di cose che serve per poter disegnare e stampare in seguito in 3D un pezzo meccanico. Se seguite il mio profilo di Instagram avrete già visto di sicuro qualche foto riguardante questo progetto. Se non l'avete fatto, mi raccomando ragazzi, qua sotto in descrizione c'è il link. Seguitemi su Instagram e mettete un bel like alla pagina Facebook, magari se vi va. Bando alle ciance, andiamo subito a vedere quello che è questo progetto 3D e come l'ho sviluppato e come voglio ancora svilupparlo nel tempo. Dunque, qui ci sono alcuni oggetti che sono inerenti al software che ho deciso di stampare in 3D. Iniziamo con una breve introduzione su cos'è la stampa 3D. Ci sono vari tipi di stampanti 3D. I principali sono stampanti 3D a filamento, stampanti 3D a resina, stampanti 3D a polvere. Le stampanti 3D a polvere di solito stampano materiali metallici e producono quindi pezzi in sinterizzato. Sono molto molto utilizzate nelle aziende per la prototipazione rapida dei componenti. Quelle di sicuro più conosciute sono le stampanti 3D a filamento, e anch'io infatti ne ho una a filamento. Attraverso un piccolo ugello in cui viene inserito il filamento di una certa dimensione e di un certo materiale ben specifico, attraverso l'aumento di temperatura questa stampante andrà a stampare su un piatto, anche questo di un materiale particolare, seguendo delle coordinate inserite da un codice estrapolato da un disegno 3D. Quindi abbiamo le varie fasi del processo per arrivare a ottenere un oggetto finito. Le stampanti lavorano con una precisione assoluta. Ad esempio, quella che ho io è una Prusa I3 MK2 e lavora con una precisione di 50 micron, quindi parecchio definita. Avendo questa possibilità, quindi di questa precisione, possiamo definire le quote degli oggetti che andiamo a stampare molto 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 precisamente, il che ci consente di fare oggetti di qualsiasi tipo anche per il nostro sport. Iniziamo a visionare i principali progetti che ho seguito da quando ho questa stampante 3D. Non ho messo subito un video perché volevo prima avere un po' di materiale e provare il materiale ovviamente prima di mostrarlo su YouTube. Partiamo da questo pad per HK416. Questo è un pad che andrebbe a sostituire il pad gommoso del calcio HK classico. Questo è un calcio HK derivante da un 416 UFC che è lì su. Andiamo quindi a vedere come si comporta un pezzo stampato in 3D con le stesse quote prese da questo componente. Quindi andiamo ora a paragonare quello che abbiamo appena visto con i nostri pezzi stampati in 3D. Questo era il primo prototipo e da come si può vedere forse nel video, ha questo bordo che era troppo ben definito, no? Era troppo rigido, troppo spigoloso e dava fastidio alla spalla. Ho deciso quindi di fare il secondo prototipo con l'arrotondamento qui, in modo che non dia fastidio durante l'utilizzo. Andiamo quindi a vedere il montaggio di questo componente sul calcio originale UFC. 1, quindi già così è molto solido per far capire. Clic. È più resistente quasi dell'originale. Perché questo? Perché è composto in materiale rigido, PLA in questo caso, nello stesso materiale di cui sono fatti i pallini bio, tra parentesi. Ovviamente non si decomporrà col tempo, non vi preoccupate. Ovviamente questo è ancora un prototipo e potrebbe essere stampato addirittura in un materiale gommoso come il TPU. Ho intenzione di progettare altri tipi di guancette per questo tipo di calcio, che è molto modulare grazie appunto a questo innesto molto rapido, con qualche miglioria. Altra breve presentazione: Kangaroo Pouch per LBT 6094.
Questa l'ho fatta su misura della Kangaroo che ho io e ho aggiunto semplicemente un piccolo login dell'Hornet qua dietro. Per chiunque si domandasse quanto sono solide, quanto sono resistenti le stampe 3D, ragazzi, sono molto resistenti, cioè non è come pensate. Anch'io pensavo che il fatto che fosse fatto di tanti filamenti messi uno sopra l'altro non potesse renderle più rigide di quanto potessimo mai sperare. Io per fare le prove di questa tasca l'ho inserita e tirata fuori dal tattico una cosa come 15 volte in un minuto, forzando, perché deve essere forzata e non fa una piega. Anche per questo progetto ci sarà ancora un po' da lavorare per modificare la geometria per i tre spazi per i serbatoi. Dulcis in fondo. Abbiamo il primo prototipo, perché non ho fatto in tempo a stampare la versione 2, di una cover per la Kumox M10 in modo tale da poter essere montata sull'elmetto anche con il front mount occupato. La telecamera entra perfettamente nella cover, cioè entra, ma non è libera di muoversi, ha quel giusto freno che serve perché non esca dalla cover. Questa è stata disegnata da zero, prendendo le quote della telecamera e lasciando dei fori per operare la telecamera durante il game. Stamperò pezzi su commissione? Probabilmente no, ma sono convinto di questa cosa per il semplice fatto che non ho abbastanza tempo per farlo, non ho abbastanza risorse per farlo, perché ho una sola stampante ovviamente e le richieste sarebbero davvero davvero troppe. Ovviamente il catalogo è ancora molto limitato, abbiamo solo questi tre pezzi, ma in produzione ce ne sono altri 3 o 4 già, usciranno a breve. Prima ho intenzione di migliorare questi pezzi, di metterli online, ovviamente gratuiti sul mio profilo Thingiverse, che ora linkerò anche questo in descrizione. Io ragazzi spero che anche questo video vi sia piaciuto, se vi interessa la cosa, se siete curiosi, scrivetemi pure nei commenti quali sono i vostri dubbi oppure i vostri pensieri a riguardo. E se non volete perdervi neanche questo progetto, mi raccomando di iscriversi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.